Siamo a Khartoum in Sudan, in Africa, dove io sono nato e vissuto fin da bambino. Siamo nel rione di Buele, a nord di Khartoum, a Omdurman, e siamo al Souk al-Jimail, il mercato per i cammelli, l'esposizione dei cammelli. Da qui si riuniscono ogni sabato e mercoledì tutte le tribù beduine Hawawir che vengono qui a presentare i loro meravigliosi animali. Animali che vengono utilizzati per il trasporto, naturalmente, da villaggio a villaggio e anche ovviamente per uso alimentare, perché purtroppo non hanno altre risorse qui per nutrirsi. Quindi sono animali che aiutano l'uomo da millenni e sono importantissimi per la sopravvivenza di questa meravigliosa gente Hawawir del Sudan. Questo è il mercato dal quale partivano da millenni le famosissime carovane dei 40 giorni. 40 days caravans per andare al sud dell'Egitto, dalle parti dell'attuale Aswan, dove si incontravano con le altre tribù beduine dell'Egitto per poter commerciare con i loro animali, acquistare animali, venderli. Questo quindi è il punto di raccolta più importante in assoluto della zona orientale dell'Africa, del Sahara, questi cammelli meravigliosi che sono di varie razze, di vari incroci, alcune utilizzate per il latte, altre utilizzate per il trasporto. Sono animali miti molto, molto belli e la loro gente li ama moltissimo perché sa che la loro sopravvivenza dipende da loro. Da Khartoum, da Muele, dal Souk al-Jimail, il mercato per i cammelli, Ararat Hachikian, Tarvisio, Scuola Internazionale Mashi, Friuli Venezia Giulia, benvenuti in Sudan insieme a me che ci sono nato.